oggi vi proponiamo un video su un gioco che sicuramente molti di voi conoscono, che è il gioco Granny, un'app che si scarica sul cellulare, tutti presumo che lo conoscerete perché è un'app davvero molto usata. Spiego solo brevemente di cosa si tratta per chi non lo conosce. È un gioco sul genere horror in cui una persona deve uscire dalla città, da questa casa terrificante dove c'è questa nonna che è tanto terribile, molto brutta. Se fai rumore lei ti trova e ti attacca. Hai delle possibilità per poter trovare degli indizi, trovare degli oggetti e trovare la chiave che finalmente ti fa uscire da questa terribile casa e cerchi di farla. Non è un gioco che a me piace molto, avrei preferito che non l'avessero scaricato, vi dico la verità, però mi sono resa conto che tutti lo usano. Un po' la mia filosofia è quella di non evitare quello che attrae tanto, ma fargli capire alla fine che non c'è tutta questa paura, ecco, in fondo. E così abbiamo cercato in chiave nostra, nella chiave dei Lazza, di interpretarlo e di giocare, ed è diventato una sorta di nascondino, nascondino terribile, però un nascondino. Buona visione. Rimanete fino alla fine perché ci saranno i saluti finali di tutte le persone che ci hanno scritto messaggi l'altra volta. Ciao! Capite? Quindi ho molta, molta paura e non so dove andare in questa casa. E la nonna è molto brutta, ma la casa è un po' bellina. Andiamo a cercare il tè. Giorno 3. Dai Andrea, vai a cercare il tè. Vai, avevi sete. Hai solo un gran mal di testa, ma non è successo niente. Dai, vado a cercare, vai a cercare il tuo tè.
Giorno 2. Ho un mal di testa, ragazzi, per la botta che ho preso. Andiamo a cercare di prendere. Ragazzi, che mal di testa, mamma mia. Questo è il giorno 3, a me sarà passato un anno. Andiamo a cercare la nonna. Silenzio, non stai con me. Ho paura. Ragazzi, è il quarto tentativo. Io ho chiesto l'aiuto di Davide perché, grazie, non ce la faccio più. Mi continua a dare botte in testa, mi difendi, per favore, Davide. Sono la magia. Andiamo alla ricerca del tè. Io lo sospetto. Secondo me... Io te l'ho visto quando ero in camera. Fuori. Secondo me è in camera. Perché... già un po' di volte abbiamo visto la nonna che difendeva la camera da letto. Andiamo, venite, silenzio però, silenzio. Ok, guarda, tira, tira, metto un pezzo. Guarda, la letto, mi dico. Allora, vi abbiamo promesso di salutarvi alla fine di questo video e manteniamo la promessa. Siete stati in tantissimi a scriverci anche dalla Sicilia e dalla Calabria, quindi mi sembra giusto, insomma, salutarvi. Spero solo di leggere giusti i vostri nomi. Allora, Gabriella Mirabella, ciao, mi salutate, siete bravissimi. Ciao Gabriella, ciao ciao. Poi, Mbene Diaye, perdonami se non ho letto giusto il tuo nome. Siete una bellissima famiglia, vi voglio bene, anche noi, sei bellissima. Mua. Poi, Giada Diaferio, siete bellissimi, stupendi e bellissimi. Viva la Zaffa Family, grazie, 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 grazie. Papi, che dici di questa cosa? Poi c'è Federica Mezzapelle che ci segue tantissimo, ci scrive su Instagram, è una ragazza dolcissima, anche lei ha un canale, vi adoro, mi salutate. Ciao Federica, ciao. Poi c'è Gaia Ferrara, siete una bellissima famiglia, grazie, grazie mille. Poi c'è Balti 007 Pro, ciao, sono il vostro amico di Instagram, ciao amico di Instagram.
Che scemo che sei! Scusate, se giustamente Davide e Andrea sono venuti così, un motivo c'è, la genetica non mente. Poi, Simon X ci scrive: che bei cani, bellissima famiglia, grazie. Poi c'è Christian, aspettate, Oxa, bellissimi, grazie, grazie mille. Poi c'è Vicky, sì, mi sta andando via la voce. Vicky Silva che dice: Vov, che bello, grazie mille, ti salutiamo. E poi c'è ancora Juana, che però mi ha scritto su Instagram: ricordati che mi chiamo Alessia, quindi ti saluto Alessia, ciao. Ciao a tutti. Vi inviamo un bacione grandissimo. Ciao dai Lazza Family.